Salve ragazzi, amici del web, come al solito è Andrea Bruno che vi parla. Quest'oggi ci troviamo nel momento clou, ovvero con l'incontro con gli altri amici attivisti del cosiddetto movimento. Adesso, siccome mi trovo in un luogo pubblico, non posso mettere l'accento su quale tipo di movimento si tratta, perché fino ancora alle ore 7 sarà un incontro riservato. Qui con me ci sono i personaggi principali, ovvero gli attivisti che maggiormente si sono evidenziati sull'attività online del web. Abbiamo qui con noi gli attivisti, adesso io farò qualche breve intervista a costoro, i quali esporranno quali sono le loro motivazioni e perché stanno così tanto in rete. Perché chiaramente io, come voi sapete, io non faccio niente dalla mattina alla sera, per cui io sono giustificato, posso stare in rete quanto vuoi. Ecco, sono arrivati anche Mario, la barista della madre. Bravo. Buonasera, ciao, buona giornata, ben arrivati. Ben arrivati, ben arrivati. Ciao, piacere, ciao. Allora ragazzi, quale messaggio che chiedo a te, quale cordiale messaggio vuoi dare ai nostri ascoltatori del web? Beh, intanto torniamo, l'ho lasciato a Bologna, già quando fino a Torino. Potete vedere, primo. Secondo, sì, ma il messaggio politico, diciamo. Beh, il messaggio politico è di ritrovare a casa tutti sì, a parte quello, ma è di ritrovare un briciolo di senso. No, condivido proprio parole sante, dobbiamo ritrovare il senso, riportare ordine e giustizia e legalità soprattutto in questo paese. Per cui, come dissero dei grandi politici prima di me, tutti coloro che devono stare in galera stiano in galera. Ecco, questo è il mio messaggio. Passiamo la parola al clou di questa serata, ovvero i nostri amici attivisti. Quale messaggio spirituale, politico volete dare ai nostri amici che ci seguono da casa, ai nostri fervidi amici, riassunto in una frase? Votate il Movimento 5 Stelle. Siamo noi che siamo il Movimento del 5 Stelle. Ok, ma il messaggio, quello dobbiamo con la forza, sempre attivo, perché qui ci tagliano le gambe, ci dobbiamo solo muovere. Ecco. Questa gente che si è evidenziata per la loro attività nel web sono la spina dorsale che porta avanti l'iniziativa online. Come voi saprete, questo movimento usa internet come mezzo di propagazione dell'informazione. Noi sappiamo benissimo che purtroppo i pensionati stanno seduti dalla mattina alla sera davanti alla televisione, la televisione è uno strumento di propaganda politicizzato. Questa è la controinformazione, ovvero l'informazione sincera, la voce del web, perché il web è in grado di sviluppare un pensiero collettivo che non ha un padrone. Questa è la vera ricchezza del web, una informazione libera, senza padroni, per cui la voce che stanno dando questi ragazzi che vedete qui alle mie spalle è una voce di libertà e giustizia, è la rivendicazione di uno Stato libero in cui il popolo sia realmente sovrano, come sancisce l'articolo 1 della Costituzione. Mi fanno segno della regia che devo tagliare, ci vediamo poi più tardi.